Ciao a tutti! L'estate è tempo di mare, bagni ed esperimenti solari. Nel mio caso vi ripropongo quello della lente liquida, dandovi alcuni parametri per poterlo rieseguire a casa vostra, sempre se volete. Quello che vi serve è una ruota da bicicletta privata dei raggi del diametro esterno di almeno 60 cm. Della plastica trasparente, che potrete trovare tranquillamente in ferramenta o nei negozi per materiale agricolo, la stessa plastica che si usa o per le serre o per le tovaglie da esterno. La quantità sarà adeguata a coprire interamente la ruota. All'interno di questa plastica, che andrete a tensionare in maniera particolare, poi vi spiego come, andrete a versare una quantità di acqua per poter realizzare un disco di captazione con un diametro compreso fra i 40 e i 50 cm. Nel mio caso è circa 45 cm. La tensione dovrà essere adeguata, io ho fatto un po' di prove prima di raggiungere quella che mi serviva, ad avere una raggiatura inferiore per poter definire bene una focale. La temperatura massima in questo momento è pari a 212 gradi centigradi nel punto di massima concentrazione. La temperatura massima però è funzione di tre parametri che sono discriminanti per tutti gli esperimenti che si possono fare con la lente liquida. Il primo fra tutti è la posizione del sole rispetto all'orizzonte. Questo è un sistema non orientabile e quindi la posizione dello spot luminoso varierà in funzione appunto della posizione del sole rispetto all'orizzonte, sia nel suo movimento da est verso ovest, sia nel suo movimento dalla posizione dell'orizzonte verso lo zenith. Il secondo parametro è la ventilazione naturale che agisce direttamente sulla superficie della lente liquida, che va a modificare sostanzialmente la temperatura massima che si può raggiungere. In questo momento ho una temperatura di 212 gradi centigradi. Se io ora vado a toccare la superficie della lente, andrò a variare la geometria dello spot luminoso e quindi vedrete come varia la temperatura massima. Vedete come varia la geometria superficiale, vedete che la temperatura massima dello spot ovviamente crolla. Ora vado a lasciar calmare le acque e vedrete che la temperatura massima risalirà. L'ultimo parametro, non meno importante, è la ventilazione naturale che agisce direttamente sullo spot luminoso, che asporta una grandissima quantità di energia termica utile per gli eventuali esperimenti. Con una temperatura pari a 186 gradi centigradi, 187, e possiamo provare a bruciare del legno. Ora posizioniamo una scatola di cartone e un pezzettino di multistrato da 2 cm all'interno della stessa, in maniera tale che sia protetto dalla ventilazione naturale. Andiamo a sistemare il tutto all'interno, ecco, dell'azione della lente, soprattutto dove abbiamo lo spot. Ora il colore del multistrato è chiaro, quindi sarà abbastanza faticoso che riesca a bruciare subito, in quanto abbiamo un'altissima riflessione dell'energia che giunge dalla lente stessa. Ma non disperiamo. Potete notare come si sta carbonizzando. Bene, se noi provassimo ovviamente usando un pezzo di legno di colore diverso, come potrebbe essere una corteccia, ovviamente l'effetto sarebbe molto più rapido. Essendo scuro, il legno ha un altissimo potere, il colore nero ha un altissimo potere di assorbimento e quindi comincia già, vedete, a bruciarsi.
con carta e cartone, poi non ne parliamo neanche. Molto bene, lo scopo del gioco non è ovviamente quello di bruciare pezzi di carta o pezzi di legno, ma quello di andare a far bollire dell'acqua e buttare la pasta e invitarvi tutti quanti a pranzo. Ma per il resto vi tengo aggiornati. A presto!